Ma all'epoca ancora i nazionalismi erano troppo forti, i popoli erano troppo radicati alle loro tradizioni e quindi la prima guerra mondiale di per sé non è stata sufficiente e ne serviva una seconda. E in particolare io ho approfondito proprio quello che è successo con il nazionalsocialismo e chi ha finanziato Hitler, chi ha finanziato la sua macchina bellica, perché lì scopriamo che praticamente il grosso della produzione tedesca veniva in realtà da Wall Street, perché praticamente l'IBM collaborava con Hitler in Germania attraverso delle filiali che si chiamavano Deomag, quindi semplicemente cambiando nome all'azienda. Poi c'era la Opel che apparteneva alla General Motors, una filiale della General Motors, e che aveva sui stabilimenti in Germania e che costruivano i carri che poi furono da spina dorsale per il Blitzkrieg tedesco, cioè senza quei carri, se non l'Opel Blitz, non si sarebbe mai avuta la guerra lampo, quindi con i mezzi meccanizzati. La Opel produceva anche addirittura le turbine per le famose missili V2 e la Ford fece altrettanto, anche lei aveva i suoi stabilimenti, addirittura Henry Ford venne premiato con un riconoscimento importantissimo da parte dell'establishment nazista, quindi venne quasi ritenuto da Hitler un eroe, e Ford era quindi nello stesso tempo un eroe in patria negli Stati Uniti, dove produceva i mezzi per combattere i tedeschi, e dall'altra in Germania era un eroe per i nazisti perché dava quel contributo importantissimo industriale per produrre invece le armi da usare contro gli alleati.